Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo ancora dei consigli di Ene. Vi è piaciuto l'altro video? Sono contenta. Mi avete richiesto di farne altri, appunto, della serie e di parlare quindi nella prossima volta, ovvero questa, dei correttori. Io sono qui per esaudire i vostri desideri. Allora, vi dico subito che giù sotto nell'info box trovate tutta la lista dei correttori con i vari prezzi. Oltre a questo troverete anche il mio profilo Instagram, quindi andate a seguirmi anche lì, quello TikTok, lì soprattutto ci sono molte anteprime, però su questi due format insomma possiamo interagire un po' di più soprattutto su Instagram, e invece su TikTok ci sono video un po' più stupidi, però anche lì ci sono molti spoiler per i video, quindi se vi interessa andate a vedere. C'è anche la mia lista Amazon in caso mi volete fare qualche regalino e nulla, io sento un rumore strano. Vabbè, andiamo avanti, tanto qui ogni giorno ce n'è una. E quindi niente, sotto trovate tutto. Iniziamo subito. Allora, anche oggi ho trovato 10 correttori. Ho un po' barato, però diciamo che più o meno sono 10. Io spero che gli occhiali non facciano tanto riflesso. Allora, partiamo perché ci sono varie categorie di correttori anche qua. Categoria per coprire lo scuro dell'occhiaia. E io vi consiglio questo qui. Questi qui che sono, che è la colorazione numero 03 Maschera Acque, che è il correttore Dorian Concealer di Molac. Allora, ve lo metto qua. Eccolo qui. Non so se si vede, ma è abbastanza aranciato. Ve ne prendo un altro del mio colore. Ecco, vedete che questo è molto più aranciato e appunto va a camuffare il nero delle occhiaie. Io lo adoro. Allora, io avevo anche la mia tonalità, che se non sbaglio era la 02, ovvero quella poi dopo per andare a illuminare l'occhiaia. Questi qui, senza infamia e senza lode, io sapete che amo Molac. Questo è l'unico prodotto che non è che non mi è piaciuto, ma non mi ha fatto urlare al miracolo. Ecco, diciamo così perché è così effettivamente. E quindi nulla, però questo qui è veramente ottimo per andare a correggere. Poi mi piace comunque la formula, non è che non mi piace. Io comunque in generale ve li consiglio. L'unica cosa, fate attenzione, se avete l'occhiaia secca, questa, la zona del contorno occhi secco, non ve lo consiglio tanto, se no andate tranquilli. Quindi questo per questa categoria. Poi non so, oh mio Dio, non so come andare avanti. Ok, passiamo alla categoria dei correttori leggeri. Questo è un must have un pochino di tutti da anni, ovvero il famosissimo cancella età di Maybelline. Io devo metterlo per forza in questo video perché lo amo da anni. Allora, io ho la colorazione, questa dovrebbe essere la 01, ma si è cancellato. Non si vede più niente, ma dovrebbe essere la 01. E questa invece è la 02 Nude. Allora, la 02 io l'avevo presa su Amazon. Intanto ve le swatch tutte e due. Però è troppo scura, è scuretta, quindi io questa l'utilizzo d'estate se riesco, perché comunque è abbastanza scura. È a questa qua, però non si vedrà niente, forse è questa qui. Forse se... oh, ve la metto qua. Guardate, ve la metto qua, se no non si vede. Eccola qua, vedete quanto è scura? E poi c'è quest'altra che è la 01, se non sbaglio, che è proprio perfetta per me. È ottima e è questa qua che vedete qui, molto molto bella. Allora, questi qui sono correttori leggeri che comunque coprono, quindi non vi fanno mappazzone, potete stratificarli fino all'infinito. Io spesso e volentieri me li porto nella borsetta perché me li metto come correttore, poi li posso mettere anche su tutto il viso e fare proprio anche la base, il fondotinta con questo se voglio una cosa un po' più leggera, perché sono una bomba. Ma sono famosissimi, cioè è famosissimo questo correttore, l'avete già sentito in 40.000 salse. Però bello, bello, bello. Continuando sempre nella stessa scia, quindi... Ah, questa non è questo non è un ordine, di preferenza, niente. Mi piacciono tutti, per motivi diversi, e nulla. Ah, tra l'altro oggi ho il fondotinta di Debby che vi ho consigliato nell'altro video. Vedete quanto è bello, non ho dovuto mettere nemmeno la cipria, cioè è una cosa assurda. Assurda, ce la posso fare. Ovviamente sto registra sempre di notte, è luna. Va bene. Altro correttore abbastanza leggero, però veramente bello, che non fa strato, è l'Ultimix Antifatigue di Bourjois.
Questo ha anche un mix di vitamine e la mia ha la colorazione numero 51 Claire Light. Questo qui è un pochino più giallino e è questo qua. Vedete che in confronto a questo, che è di Maybelline, questo qua di Bourjois copre comunque un po' di più. Ha una consistenza veramente leggera, molto buona. Lo scovolino è fatto così. Ah, tra l'altro non vi ho fatto vedere gli scovolini, ve li faccio vedere al volo. Quello di Mulac è veramente grande. E è così. Questo è quello di Mulac. E come sapete, l'applicatore del Maybelline ha la spugnetta. Quindi questo mi piace perché, sempre la stessa ragione, dà un effetto naturale, va benissimo. Io sono sincera, se lo uso anche solo su tutta l'occhiaia senza aver corretto con un altro correttore più scuro sotto, va comunque bene nei giorni in cui non sono particolarmente un panda. Molto 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 bello. L'unica cosa è che Bourjois non ha molte colorazioni. Questa è l'unica pecca. Però ve lo consiglio, non costa niente, mi pare sui 5-6 euro. Non mi ricordo comunque i prezzi, ve li metto sotto e lo trovate su Amazon. Veramente un bel correttore. Poi ha proprio un bel finish luminoso. Non so se si nota. In confronto agli altri è molto più bello. Cioè dà un effetto più rimpolpato perché è luminoso appunto. Quindi se avete il contorno occhi secco, questo ve lo consiglio e straconsiglio. Poi adesso mi trovo un po' in difficoltà. Allora, ah, vedi, anche questo vi devo far vedere prima. Sempre per coprire l'occhiaia, mi sono scordata. Cioè, questo qui che è il concealer Photofocus di Wet n Wild. È questo così. E sto cercando la colorazione che è la Light Ivory. E di light non ha molto. Vi faccio vedere un altro correttore. Vedete che è molto scuro. Ve lo metto qua. Devo dire che è questo. Questo è lo scovolino. Devo dire che poi applicato si adatta abbastanza, però non lo definirei comunque un light ivory, ma proprio per nulla. Però ho scoperto che ci sono altre colorazioni, anche molto più chiare, quindi ok. Anche questo ottimo correttore low cost, molto molto bello. Questa appunto è una via di mezzo tra il correttore per andare a correggere l'occhiaia e il correttore normale a livello di colorazione, perché vedete l'ho applicato. Se io adesso lo vado a sfumare, almeno sulla mia occhiaia, dà un effetto sì correttivo perché è un po' aranciato, però comunque va bene, si uniforma al mio colorito normale perché non è troppo troppo scuro. Molto bello, se non l'avete provato, se non avete provato questi correttori qui, provateli perché costano pochissimo e è molto molto valido, mi piace tantissimo. Questo è un pochino più, come posso dire, più, vi faccio vedere, dov'era? Qua. Più gnocco, leggermente più gnocco, ovvero più pastosino in confronto agli altri, però ottimo. Bello 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 anche questo. Ok, altro correttore, questo veramente è da provare. Spero che ci sia ancora, non lo so. Il Liquid Camouflage Eye Coverage. Eye Coverage. Ce la farò mai? Di Catrice. Ah, waterproof qui anche c'è scritto. È bellissimo questo qui. Ve lo faccio vedere. Lo mettiamo qua su. Questo è un misto tra il liquido e il pastoso. È proprio la giusta consistenza. Guardate quanto è coprente. La mia colorazione è la colorazione, tra l'altro è quasi finito purtroppo. Questa è la 010, che è questo colorino qui che va bene per illuminare, ma devo dire anche va bene sul mio incarnato, quindi potrei metterlo anche normalmente, poi andare ancora con una cosa più chiara. Molto bello. E nulla, anche questo come potete vedere, non so se si vede. Ha comunque un effetto abbastanza luminoso, si può stratificare. La cosa bella appunto di questo è che non fa strato, è quasi impalpabile, cioè veramente molto molto bello. Poi non costa niente, veramente niente. Io ho provato qualche correttore invece di Essence, anche il Camouflage non mi è piaciuto. Trovate il video in cui facciamo full makeup, full face makeup di Essence, ma quello veramente l'ho deglaterato, non mi è piaciuto per niente. Invece questo veramente è stupendo. Bello, bello, bello. Perché è il giusto compromesso. Perché copre, però è leggero. Sfuma
si sfuma bene, non fa strato, però copre, non è leggerissimissimo come gli altri che magari sono un po' più leggeri, dovete fare più passate. No, questo è proprio proprio bello. Basta. Tanto è inutile che sto qua a straparlare. È bello, prendetelo. Altro correttore. Allora, ve li faccio vedere due, ma è sempre lo stesso, eh. Sono due colorazioni. Questo qui di Astra, che è il Long Stay Concealer. Questo dice, promette di durare 12 ore. Dice Eye Coverage, correttore lunga tenuta, SPF 15 addirittura. Allora, io ho due colorazioni, che ve le swatcho qua. Ho la 02 e la 01. Una più scura e una più chiara, ma va? La 01 è proprio chiara, chiara, chiara. Adesso vi faccio vedere. Allora, questa qui è la 02, invece questa qui più chiara, questa qua è la 01. Come potete vedere, molto belli. E vi faccio vedere lo scovolino, che in questo caso invece è piatto. Non so se si vede. Lo metto sui capelli che ce l'ho più scuri. È proprio piatto. Molto molto bello. Cosa ho fatto io? Questi qui li ho già ricomprati, ovvero avevo questo, l'ho finito e l'ho ricomprato, e poi ho preso anche questo perché stavano in sconto. Infatti io vi dico di approfittare su Astra, perché spesso e volentieri mettono gli sconti e tipo con 30 euro prendete tutto il negozio. C'è, cioè, una cosa assurda, veramente molto molto validi gli sconti di Astra. Hanno l'SPF, quindi ottimo. Questi sono già, come dice proprio il concept, il prodotto, sono eye coverage, quindi coprono tanto. Non sono niente male, ottima alternativa anche qui, low cost. Non sono wow come magari un correttore che costa tanto, ma grazie al cavolo. Oddio, non è vero, perché certe volte i correttori che costano poco, cose che costano poco, sono anche più belli di quelli che costano tanto. Però in questo caso fanno quello che promettono, quindi va benissimo. L'unica cosa è... Si è interrotta la ripresa? Ovvio. Stavo dicendo che sono molto valide, però ovviamente in confronto a un correttore che costa un pochino di più, tipo quello di Too Faced, che fra un po' vi farò vedere, hanno un altro effetto sul contorno occhi, semplicemente quello, però coprono, si sfumano bene, resistono, è tutto a posto. Proprio a livello proprio di texture non sono brutti, ma non sono di qualità altissima come altri. Tutto qui. Però ve li consiglio assolutamente, molto belli. Poi, un correttore che mi ha sorpreso tantissimo, mi è piaciuto tanto, è questo qui di Debby, appunto. È uscito sempre con i fondotinta che vi ho fatto già vedere. E questo è il Debby Concealer Solution Luminous Effect After Party Antifatigue. Quindi ci promette proprio che, pure se siamo stanchi, abbiamo appena fatto un party, con questo saremo belle e luminose e non sembreremo dei panda. Io ce l'ho nella colorazione 01 Light Beige. L'applicatore è sempre questo qui a spugnetta, tipo quelli di Maybelline di prima. E questo è lo swatch. Questo qua, appunto. Praticamente è perfetto perché è proprio il colore del mio incarnato. Infatti non so se lo vedete benissimo. E quindi questo qua lo vado a mettere. Poi se voglio illuminare uso un altro correttore. Altrimenti, insomma, lascio solo lui. Molto molto belli questi qui. Veramente anche qua coprono. Cioè questo qui copre, non fa strato. Ha un effetto luminoso, però la texture in questo caso è molto bella, liscia, compatta, non si vede che avete il correttore, assolutamente. Molto bello. Tutti quelli che ho fatto vedere finora resistono tutto il giorno, almeno su di me, insomma. Molto molto belli questi, andate a vedere. Poi, velocemente vi faccio vedere. Allora, Makeup Revolution, io vi faccio vedere, se no barerei, perché in realtà sono 11, però ve lo faccio vedere un attimo. Vi faccio vedere il Conceal and Hydrate, ce la posso fare. Io ce l'ho nella colorazione C3, eccolo qui. Questa è la versione, appunto, dove lo faccio vedere? No, ve lo faccio vedere qua, eccolo. Questa, e lo scovolino è enorme, vediamolo un po' in confronto a quello di Mulac. Sono simili,
Però è ancora più, questo qui è di Makeup Revolution, questo è di Moolak, è ancora più grosso di quello di Moolak. Quindi wow. Anche questo, come quell'altro che mo non mi ricordo più quale vi ho detto, come quello di Wet n Wild, appunto, ha un pochino di aranciato all'interno, però è ancora più chiaro di quello di Wet n Wild, quindi una volta sfumato mi va sia a correggere che a illuminare. È veramente bella la colorazione, molto adatta. E mi piace tantissimo. Allora, vi dico che stavo per barare, che sto per barare perché vi faccio vedere anche il Makeup Revolution, questo qui che è il sempre C3, però è il primo uscito, quindi il Conceal and Define. Allora, a me questo è piaciuto. Infatti è finito praticamente. Ve lo metto qua sotto. Mamma mia. Sempre C3, appunto. È questo qua. Questo qua sotto, questo è l'Hydrate e questo è il Define, quindi mi è piaciuto sempre, però ovviamente io vi consiglio questo qui perché è più idratante in confronto a quest'altro che comunque mi piace, però questo qui è più idratante, non vi va a seccare per niente l'occhiaia, perfetto proprio, quindi tra i due io preferisco comunque questo, quindi è questo tra i miei top 10, però volevo, magari vi stavate chiedendo quali tra i due era migliore. Io vi dico, ho provato anche l'altro, mi è piaciuto più quello versione idratante, però vi devo dire che questo qui non è male, però dovete avere proprio il contorno occhi molto molto grasso, nel senso, se no, che penso non ce l'abbia nessuno, però se avete problemi di secchezza in questa zona, no. Quindi ve lo volevo dire per correttezza. E qua ci perdiamo la luce come sempre. Ovviamente mi stavo perdendo la luce come in qualsiasi video, però abbiamo finito perché mancano solo gli ultimi due correttori. Allora, abbiamo questo qui, che è il famosissimo correttore di Huda Beauty. Io ce l'ho nella colorazione 05, no, 06. Manco con gli occhiali ci vedo. 06G Nougat. E questi qui hanno uno scovolino particolarissimo perché hanno tipo il ferro da stiro. Infatti ci hanno fatto anche la campagna marketing col ferro da stiro, se non mi sbaglio. E questo va a far sì che quando lo mettete sull'occhiaia fa un effetto decongestionante, quindi essendo freddo vi va un pochino a sgonfiare l'occhiaia. Io l'ho usato abbastanza e la colorazione è questa qui, un pochino giallina. In realtà questi correttori qui hanno tantissime colorazioni, ma proprio tante tante tante, quindi è impossibile che non troviate quella adatta a voi. Mamma mia, sta luce, che ansia. Che ansia sta luce. Ok, sta luce mi sta a fa appena. Comunque, dicevo, di questo correttore qui di Huda avete tantissime ma tantissime colorazioni, quindi non vi potete sbagliare. Infatti per me andrebbero bene anche altre colorazioni. Mi sembra tipo quella cookie, biscotto, non mi ricordo bene. Niente. Niente. Continuerò così perché mi sono stufata di mettere a posto la luce. Quindi avete partecipato all'omicidio, al suicidio della luce. Perché in ogni video ci deve stare un trauma, un dramma, vabbè. Quindi questo ve lo consiglio. Molto carino, valido. Vale i soldi? Secondo me no. Non perché non sia bello, eccolo qua, l'ho anche sfumato. È bellissimo, veramente molto molto bello come correttore. Io ve lo consiglio. Però, diciamo che rapporto qualità-prezzo, comunque, ci sono correttori che si avvicinano di molto a questo. Ad esempio, che vi devo dire tra questi qua, ad esempio, che vi ho fatto vedere, vi consiglio questo di Makeup Revolution, magari vi consiglio questo qui, anche se è un pochetto più luminoso, ve ne consiglio tanti, però se lo volete provare è molto molto bello, non è che non ve lo consiglio, assolutamente no, è bellissimo questo qua, quindi assolutamente vale la pena provarlo, tanto potete andare da Sephora e farvi dare un campioncino. Io sto sclerando nel frattempo. Ma sapete che qui siamo caserecci, siamo proprio così, quindi io non taglio niente di queste cose perché mi pare giusto, voglio essere onesta. Come vedete anche questo ha un effetto abbastanza opaco, infatti si è quasi asciugato, si sfuma bene, non fa strato, copre tantissimo, quindi io comunque in generale ve lo consiglio, è un ottimo correttore se ci volete spendere un pochino di più. Però, se proprio ci volete spendere di più, io vi consiglio questo. Che è bellissimo, il Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage. Questo è nella colorazione Porcelain, che
che ha sempre lo stesso concetto, sempre lo stesso discorso, ovvero che è un pochettino aranciata, un pochettino arancione, appunto, è questo qui. Non so come ho fatto sto swatch, e quindi mi va a correggere. Anzi, lo metto di qua, almeno lo vedete meglio. Tra l'altro, questo è gigante, cioè, questo è lo scovolino e la confezione è gigante. Vi faccio vedere, ad esempio, questo qui di Makeup Revolution, che comunque è grande. Guardate quest'altro, guardate questo di Huda in confronto, cioè è enorme, non so se rende. Questa appunto è la colorazione e questo è il correttore perfetto, perché è coprente, è abbastanza luminoso, non vi secca il contorno occhi, non avete bisogno, comunque secondo me non c'è bisogno di metterci la cipria, almeno su di me. Se ce la volete mettere, mettete una proprio leggera, perché questo non si vede. Quindi se vi fa strato non è colpa del correttore, ma è colpa della cipria, perché questo è perfetto. Non si vede assolutamente su cavi del correttore. Dà un effetto anche un po' rimpolpato. Cioè, non so che altro dirvi. Compratelo, cioè, bellissimo. Veramente, veramente bello. Anche qui abbiamo tantissime colorazioni. Questa è la Porcelain, che per me va abbastanza bene. Nulla. Proprio, proprio bello questo qua. Fra tutti, vi devo dire, sicuramente è il più bello, però vi ho voluto far vedere più correttori, perché comunque voglio darvi anche delle alternative economiche. Appunto, come vi dico sempre, secondo me non c'è bisogno di spendere chissà quanti miliardi di euro per avere dei buoni prodotti. Certo, se magari avete la possibilità e vi fate provare i prodotti un pochino più costosi, io vi consiglio questo, ad esempio, che poi è costoso, però penso ci siano correttori che costino anche molto di più di questo. Comunque trovate sempre gli sconti da Sephora e tutto quanto, quindi vi consiglio di prenderlo con gli sconti. E niente, quindi questi erano tutti i correttori. Davvero non saprei che altro dire su questo, però più che è perfetto e fa. Gli manca solo che vi prepara la cena, insomma, non so che altro dire. E nulla, quindi questo era il video sui correttori. Fatemi sapere con un pollice in su, un commento qua sotto, se vi è piaciuto il video e vi è stato utile. Fatemi sapere anche qual è la prossima categoria che vorrete vedere, sicuramente. Continueremo con i consigli di Ene e nulla, io vi ringrazio per la visione, andate a seguirmi su tutti i social e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!